Bentornati a Beauty Mag, di rientro da Parigi, tante le novità che attendono le aziende del polo della cosmesi, a partire dalla partecipazione alla prossima edizione di Cosmopack. Vediamo. Sembra un appuntamento lontano sul calendario, ma non per le aziende del settore della cosmesi che guardano già con trepidazione la nuova edizione di Cosmoprof e Cosmopack, in scena come sempre a Bologna dal 15 al 18 marzo prossimi. E per il 2018 grandi novità attendono le imprese associate al polo della cosmesi, segno che il peso specifico del cluster nato a Crema solo 3 anni fa, ma ormai dai confini transregionali, è diventato di notevole interesse anche per il colosso delle fiere internazionali del settore. A raccontarci in anteprima quale sarà il ruolo del polo a Bologna è Rossano Bozzi, direttore di Cosmopack. Saranno parecchie le novità di Cosmopack 2018, una edizione di grande evoluzione e novità. Fra queste abbiamo anche pensato di dare una nuova connotazione al polo e alla collettiva delle aziende del polo, con l'obiettivo di valorizzare le PMI cremasche che numerose sono associate a questa organizzazione di filiera. Allora, abbiamo cercato chiaramente con varie richieste che ci vengono avanzate da più parti, da tutte le aziende italiane e non italiane, di trovare una sintesi che sia utile e che dia soprattutto alle aziende della filiera le opportunità che meritano in questo contesto. Per quanto riguarda, tornando al discorso del polo, abbiamo semplicemente, con piccole modifiche dal punto di vista del posizionamento delle aree, proponendo anche un certo tipo di allestimento, di design che offra appunto un'uniformità allestitiva e di immagine alle aziende del polo, alle quali si possono ovviamente integrare qualsiasi tipo di attività, da demo di make-up, a eventi più di relazione, di networking, ma con l'obiettivo appunto di creare un volume di attività che durante i 4 giorni di manifestazione possa essere veramente interessante sia per le aziende sia per il polo stesso come organizzazione di filiera. A guardare con molta attenzione alla filiera produttiva della Cosmesi di Crema, non ci sono solo le grandi fiere, ma anche le università e le agenzie per lo sviluppo e la promozione dell'innovazione, come Reindustria. Ma di che cosa si occupa questa agenzia e quale apporto può offrire alle aziende cosmetiche? Ce lo spiega la direttrice Ilaria Massari. Reindustria è un'agenzia di sviluppo locale a maggioranza pubblica che opera sul territorio della provincia di Cremona. In particolare siamo focalizzati a promuovere le innovazioni e a valorizzare le filiere esistenti, tra cui ovviamente la filiera della cosmesi con la sua grande rilevanza a livello nazionale e internazionale. In questo momento Reindustria è capofila di una progettualità molto importante dal punto di vista dell'efficienza dei processi produttivi, perché sta conducendo insieme a 2 università, Politecnico di Milano, Polo di Cremona e l'Università degli Studi di Milano, sede di Crema, un progetto destinato a generare un nuovo processo produttivo ad alta efficienza e tracciabilità lungo tutta la catena di filiera. L'obiettivo è portare competitività, sostenere la competitività delle aziende locali, quindi con un ruolo snodo tra quelle che sono le competenze di ricerca universitarie applicate alle esigenze delle aziende. L'innovazione, non ci stancheremo mai di dirlo, è la spinta propulsiva per lo sviluppo e la crescita di qualsiasi azienda. Ecco perché fervono già i preparativi per l'organizzazione della seconda edizione dell'Innovation Day, l'evento B2B organizzato dal Polo della Cosmesi di Crema. C'è già una data, ma ecco per voi in anteprima qualche dettaglio in più. Torna l'Innovation Day in Crema Diesel, l'evento più innovativo del territorio cremasco, riferito al mondo della cosmesi. Continua quindi la storytelling, di un evento che veramente l'anno scorso è stato un grandissimo successo. Possiamo già svelarvi la data, che sarà il 26 ottobre. Ovviamente la location, lo showroom Mercedes, Crema Diesel a Bagnolo Cremasco. Ci saranno numerosissime aziende, anche nuove rispetto all'anno scorso, che verranno a presentare le loro innovazioni. Quindi, se siete degli innovatori, vi aspettiamo. Anche questa edizione di Beauty Mag termina qui, l'appuntamento è tra 15 giorni e che la bellezza sia con voi.